non solo onde erziane. Se Layard educava il popolo tramite l'udito, dal 1925 l'Istituto Luce si prese cura degli occhi che amavano il cinema ed inventò il cinegiornale Luce. La notizia politica o di sport, cronaca, cultura diventava spettacolo e veniva raccontata agli italiani con brevi film di ottima qualità. I cinegiornali erano visti direttamente con gli occhi del Duce, che controllava le pellicole una per una personalmente. Spesso del cinegiornale ne era protagonista lui stesso e l'Italia. Ed a suo avviso entrambi dovevano ben figurare, donare entusiasmo e voglia di vivere. Nell'arco di 20 anni, fra cinegiornali e documentari, ne furono prodotti oltre 5.000. La loro proiezione nei cinema avveniva una o due volte alla settimana. Non si limitava ai soli fatti italiani, ma offriva anche un ampio panorama internazionale. Tra il 1931 e il 1932, Mussolini inviò in Cina il barone Alessandro Sardi, presidente dell'Istituto Luce, per incoraggiare tra i due paesi lo scambio cinematografico, proiettando a Pechino film scientifici realizzati in Italia. Oltre che il suo presidente, negli stessi mesi Luce inviò in Cina anche uno dei suoi migliori operatori cinematografici, Mario Craveri, che vi realizzò alcuni documentari divenuti famosissimi, spesso citati e proiettati ancora oggi sulla RAI, la nostra TV di Stato. Si ricorda fra questi Giornate di fuoco a Shanghai, un vero e proprio film. Vi corrono spettacolari immagini della città proibita di Pechino, dell'invasione giapponese, dell'assalto a Shanghai, delle bombe su Capei e il dramma ancora del nobilissimo popolo cinese con immagini impressionanti e i templi poi, le suggestive figurazioni, i palazzi imperiali, le piazze colme di arte e tanto ancora.